Un'intesa collettiva sottoscritta da tutti i parlamentari regionali neoeletti per continuare a impegnarsi nei tavoli romani nella difesa della produzione di motori nel sito di Bagnoli della Rosandra. Un impegno preso al di là delle coloriture politiche per salvaguardare i posti di lavoro dopo il rientro della procedura di esubero della multinazionale finlandese che aveva messo a rischio 451 persone. Un documento sottoscritto da deputati e senatori nostrani sotto agli occhi dei rappresentanti sindacali. Vorrei rilanciare con più forza innanzitutto la disponibilità della politica a sedersi a un tavolo con l'azienda per cercare delle soluzioni. Abbiamo capito che insomma, l'azienda può evidentemente portare avanti questo tipo di lavoro senza reindustrializzazioni che guardino ad altro, ma guardando la cantieristica navale soprattutto ed in primis, e quindi può andare avanti per molto tempo rispetto a commesse che hanno già fondamentalmente in pancia. Quindi la nostra disponibilità a sederci ad un tavolo per cercare delle soluzioni per non mandare a casa oltre 450 persone c'è. Ci sono del resto anche proposte interessate alla reindustrializzazione, noi però continuiamo a dire che lì c'è una produzione strategica per il paese, ma direi anche per l'intera Europa, ed è la produzione dei motori per la cantieristica navale, ma non solo per la cantieristica navale. Vorremmo che lì si continuasse a fare questo, anche perché non ci dimentichiamo che Wärtsilä è un'azienda importante non solo per i lavoratori che dentro vi lavorano direttamente, ma anche per un grande indotto che riguarda molta parte della nostra regione. Un accordo con la politica ritenuto fondamentale dal sindacato in un momento in cui ancora non è chiaro come si evolveranno i piani dell'azienda. Abbiamo voluto rinsaldare, anzi continuare, quel rapporto che è iniziato con la battaglia quando Wärtsilä ha annunciato i 451 esuberi al 14 di luglio. Quindi è necessario che le istituzioni e tutte le forze politiche continuino a sostenerci. Se veramente producono effettivamente qualcosa, non hanno la bacchetta magica neanche loro, ma possono mettere in campo tanti strumenti, credo che fanno un buon servizio per il proprio paese. Non esiste una reindustrializzazione, noi vogliamo continuare a produrre i motori e oggi abbiamo trovato una convergenza assoluta e totale da parte delle forze politiche tutte, quindi questo è di buon auspicio per il futuro.